Vorrei cominciare dall'inizio. È molto lontano l'inizio. Cominciamo così, un po' per volta. Mano a mano che parliamo, posso ricordarmi delle altre cose di quando ho cominciato e poi è nato questo teatro. C'è stato prima di noi un piccolo teatro di Bari, diretto da Gianni Bozzo, e portò teatro nuovo, teatro americano, perché noi, chi conosceva, c'era la guerra, non, i testi di teatrali, e portò Sotto i ponti di New York, portò la poesia negra, portò anche un no giapponese, ha fatto tante cose. Quando è nato il piccolo teatro di Milano, nacque anche il piccolo teatro di Bari, diretto da Bozzo. Il ministero dette 600.000 lire a Grassi e a Bozzo. Grassi, con quei soldi, perché stava a Milano, è stato quello che è stato, ha fatto il piccolo teatro di Milano. Qua noi stiamo a Bari. E quel poveretto, dopo aver lavorato tanto, con testi importanti, e cosa? Chiuse. Chiusero con l'Antigone. E questo è rimasto molto impresso nella mente di Eugenio, con l'Antigone. Proprio una cosa, una ribellione per quello che avevano fatto questo. Noi, siccome cominciavamo anche noi allora, pieni di entusiasmo, li abbiamo capiti. E cosa? Allora Eugenio, quando ha cambiato titolo, ha messo Piccolo Teatro della città di Bari. Mi sono avvicinata al teatro, non sapevo niente, non conoscevo niente, avevo letto tanto, tantissimo, ma non mi ero mai avvicinata a cose artistiche, benché sentissi dentro di me una qualche cosa che volevo avvicinarmi. E quando ho sentito parlare, quando ci siamo riuniti, mi hanno invitata ad andare lì, che insomma non avevo ancora 17 anni, 16 anni e mezzo, 17 anni, ho sentito parlare di Edgar Poe, Pirandello, e allora sono rimasta veramente molto impressionata. Ho detto, no, di qua non mi muovo più. Molto con i miei genitori perché mia madre, lei poverina, una donna sì, molto intelligente, ma non istruita, non colta, e quindi lei era preoccupata, siccome in famiglia eravamo cinque figli, di cui tre femmine, e la preoccupazione, e tant'è vero che lei chiedeva agli altri, alle signore che incontrava la spiaggia, perché mio padre era il custode, il primo bagnino, si chiamava Michele Tempesta, ed è stato anche il custode di San Francesco. E lui, inverno e estate, noi stavamo lì. Ecco, eravamo i padroni di San Francesco. E lei chiedeva alle persone: mia figlia vuol fare il teatro, io non so cosa fare. Alcune dicevano: magari, signora, magari, è fortunata. Altri invece: no, che si perdono, che si perdono. E quindi mia madre viveva con quest'ansia. E ho faticato molto, mazzate, digiuni, punizioni, però ce l'ho fatta. E dopo 4 mesi mi hanno messo sulla scena. Ho fatto il primo lavoro, una cameriera molto, molto spiritosa. Tant'è vero che è scritto sul giornale, ce l'ho l'articolo, particolarmente brillante, Nietta Tempesta. È stato il primo, Il profumo di mia moglie, di Leo Lenz, con la regia di Domenico Dell'Era. A dicembre invece ho fatto un altro spettacolo molto importante, e Spettri di Ibsen, facevo il ruolo di regina, quindi è stato un salto molto, molto importante da un personaggio così a un personaggio classico. Bene, dopo di questo abbiamo fatto altri spettacoli. Poi lì ho conosciuto Eugenio da Toma, mio marito. Allora non era mio marito. E anzi, lui era anche fidanzato, vabbè, lasciamo perdere. A un certo momento ci siamo accorti che ci volevamo bene. Ecco.
e siamo stati insieme per molti anni. E in questa maniera abbiamo formato la nostra compagnia. Sentivamo il bisogno di crescere, di andare avanti. Questo era un po', come devo dire, il debole di Eugenio da Toma. Sempre andare avanti, crescere, sempre guardando il futuro. E in effetti nacque la stabile Prometeo. Naturalmente non avevamo una sede. E per provare, sulle panchine, perché non c'era spazio, non sapevamo dove andare. E per fortuna, conoscendo un'altra persona che faceva parte del gruppo, così come amico, ci fece recitare allo Stanic con 2 dozzine di rose scarlatte. Ed è stato un grandissimo successo, enorme. Ah, ma chi è? Non cadde lì! Cosa volete dire? Un paese onesto, non c'è la massima magnone per fatto, non picca la buona, non para più, insomma, non pazzo. Cudda che dalla femmina fa cosa, a tua moglie senza sapere du lit, un trallazzo. Insomma, un cavaliere servente. La madame si alza, gli di pronto ci porta un brenno e un scialle. La madama c'è la scala, gli pronto la campagna, gradino per gradino, ancora peggio sotto non rizzuina. Dalla sedia si alza la madama, per parlare, gli di sotto la campagna e s'assita là per là. Sulla chiamena, sulla chiesa. Così come Romeo, te l'ho detto già l'altra volta, no? Sei troppo elegante. Gli è subito pronto. E dai, la Mario, non muore, dai. Vento, la parte è questa. La madame può ballare. Gli è pronto, subito. Lascia. S'ascita. La perla. Se la chiama, se la pisce, la mangia con l'ecchio. Un cuore ci batte forte. Ma non abbiamo combinato niente. Ma guarda che sei un Romeo così. Si alza la madonna per ballare, gli è pronto. Si assetta a posto se, la perla. Se la chiama, se la lisce, la mangia con lei, il cuore ci batte forte un beat, si spira come un batte. Cambia sempre la mano. Che sta bene da ieri. Ma pure questo fosse meglio. Sì. Come un batte. La campagna, la torre. Niente, quella compagna la tua lettera, hai capito? Oh, il pudore, no? Oh, via, proprio. Va bene. Un cuore che batte forte un beat, si spiri come un batte. La compagna la tua lettera. Il capitan fracassa dei miei stivali, quel gradasso sciupa femmine e puttaniere. Che puzza di acido fenico e di sterco di cavallo! Dite morta, messier! No, mio Mario, io muovevi prima molto più correttamente, adesso lo trovi solo più torto. No, ti facevi un giro. Ah, è giratorno, vabbè. Ma è pur la prima uscita, cari, come cacchi ci faccio vedere. Le inventate voi stesse e poi me le modificate. Devi uscire subito! Aspetta, Nico, fai questa scena. Preparati già col fucile. Che diavolo? Ci fai stare 3 ore, aspetta. Forza. Devo uscire al. Allora, stecco di cavallo devi essere già fuori. Poi guarda, muore, c'è la prima. Alla prima. Che ritardo è stata muta, vero? Gesticolate. Questo capitano, che dici tu? Esci subito! Perché io devo fare i gesti e lui deve restare lì. Luci sul capitano. Quel gradasso sciupa femmine e puttaniere che puzza di acido fenico e di sterco di cavallo. Chi te morte, messia? No. E Mario, abbi pazienza. Prima la spada non viene via e quindi... e poi decidi il guanto. E tu fai il che e poi guanto. No. E la decisione del guanto viene dopo il fatto che la spada non è, perché tu lo infizzeresti. Che puzza di acido fenico e di sterco di cavallo! Dite, muore la tossia! No, no, no!
trovare la stabile di Prosa. E allora venne da noi Gustavo D'Arpe, giornalista famoso, dicevano una delle migliori penne di Bari, e disse: ragazzi, lasciate tutto, venite tutti nella stabile. E allora tutti quanti ci siamo riversati nella stabile, dove la protagonista era Paola Borboni. E insieme a lei fu chiamato come regista Alto Giulio Bragaglia. Nomi altisonanti. Per me, avere contatto con un'attrice di quella portata è stata una cosa meravigliosa, anche perché io non ho fatto corsi. Io non sono andata all'Accademia d'Arte Drammatica. Niente, la mia scuola è stato il palcoscenico, personaggio su personaggio, ora questo, ora quell'altro, ora quell'altro, e questo mi ha fatto crescere. Poi dopo, andata via lei a maggio, finì, perché avevo un anno di contratto, è andata via. Che è successo? È successo che poi sono subentrati degli altri e noi, la maggior parte, furono fatti fuori. Questo è avvenuto nel 55, il fatto della stabile, nel 55. E allora, che cosa è Eugenio sempre alla ricerca di questi spettacoli, di trovare uno spazio? Che cosa fece? Capitò a parlare con il direttore dell'Albergo delle Nazioni. Capitò dentro e vide questa sala circolare. Cioè, bello questo fare, perché si era sentito, cioè avevamo letto sui giornali di questo teatro a pista, questo teatro circolare a Milano con il Sant'Erasmo. Chissà, vedendo quella sala, gli è venuta questa idea. Cioè, perché non farlo anche noi? E allora facciamo questo esperimento del teatro circolare, bellissimo l'effetto. E allora mancavano i riflettori. E non sapevamo come fare, non potevamo andarle a comprare, né c'era qualcuno che ci li prestava, non sia mai. Allora c'era Paulicelli, però Paulicelli andava pagato. Allora mio marito ebbe l'idea: prendiamo dei tegami, dove si poteva mettere la lampadina e si accendeva tramite un altro aggeggio che avevano fatto loro, premendo i pulsanti si accendevano e cominciarono a fare i primi. Ed era bellissimo, il pubblico rimaneva incantato, perché in questa sala circolare, come passavi e recitavi, paf, ti si illuminava, ti spostavi per andare dall'altra parte, paf, ti arrivava l'altro fascio di luce, eri sempre illuminata, ed è un'esperienza bellissima per l'attore, perché sei sempre concentrato, non ti puoi distrarre un secondo. Non puoi, tante volte in palcoscenico ci giriamo, ci aggiustiamo il capello, la spilla, qualcosa. Invece là no, c'erano occhi di pubblico che ti guardavano dappertutto. Ed è un'esperienza magnifica, magnifica. Oltre a questo fatto della luce, c'era il difetto che la sala era piena di specchi e rifletteva. E allora si pensò di mettere delle tende. E in effetti, visto che sapevo cucire, una domenica la dedicai tutta a fare queste tende intorno agli specchi. E li abbiamo fatti. Bellissimo. Quindi c'era una bella atmosfera. Mancava ancora un elemento. L'acustica. Perché la sala era molto grande e le voci venivano distorte. Si sentiva l'eco. Come fare? Quindi, fatto questo plafond, fu alzato sotto la volta. L'acustica era magnifica. Fu una cosa bellissima. E quando abbiamo fatto gli altri spettacoli, si vedeva bene, perché eravamo illuminati. Non ci stavano i riflessi. E in fondo si sentiva molto bene. E fu una cosa bellissima. E fu lì che poi nacque la Lotola. Eugenio pensò, trovò il testo La Lotola, e mi disse: tu farai Giovanna d'Arco. Io quando lessi il testo: ma tu credi che io posso fare questo personaggio? Tu non ti preoccupare, mi fa, tu farai questo personaggio. E l'ho fatto.
trovando sempre nel teatro circolare. Ricordo che molte volte venivano degli artisti all'Albergo delle Nazioni, perché essendo un albergo famoso, e abbiamo avuto giù, almeno io ricordo Arnoldo Foà, che assistette alle nostre prove, e altri che poi venivano, guardavano, si incuriosivano, vedevano lo spettacolo. Bene, allora abbiamo fatto la Lodola e abbiamo partecipato ai vari concorsi, perché bisognava, il migliore poi andava a Pesaro. E in effetti abbiamo vinto a Taranto, abbiamo vinto a Foggia, abbiamo vinto dove altro, abbiamo vinto dove partecipavamo, siamo andati a Pesaro. E vediamo la gente quelli che stavano nel palcoscenico dietro, che ci osservavano, perché noi ci davamo del lei. Lei il signor Simbolo, e lei il signor Manarelli, e lei così, cos'è. E ci sentivano, ci guardavano curiosi. Dice, ma voi siete di Bari? Dico, sì. Ma non sembra. Beh, abbiamo studiato dizione e cose. Dice, ma penso che andrete via con qualche cosa. Finiamo lo spettacolo. Io vinco il premio come migliore attrice. La prima volta uscita da Bari. Poi sia Aldini che Manarelli come caratteristi, e poi la messa in scena, premio per la messa in scena. Insomma, vincevo un sacco di premi. A novembre dovevamo andare a Reggio Emilia, perché il gruppo vincitore doveva partecipare all'ultimo, che è il maggior premio d'Italia in quel periodo, perché i Gadde erano grandi professionisti, tutti quanti si sono dati poi in altre compagnie e cose. Allora mio marito scrisse, Giovanna, sì, ringraziamo per l'invito, ma purtroppo Giovanna aspetta, perché era novembre, mio figlio è nato a dicembre, dopo potevo andare col pancione così. Così dice, va bene, tanti auguri alla Giovanna, vi aspettiamo l'anno prossimo. L'anno prossimo siamo andati. Il miglior gruppo d'Italia. Abbiamo vinto, il miglior gruppo d'Italia. Ed è stata la votazione del popolo, eh? Votava chi vedeva gli spettacoli, poi metteva la sua scheda e noi siamo stati vincitori proprio con l'adesione del popolo e di chi aveva assistito. Allora, dopo di questo, della Lodola, che facevo qualche altra cosa, Rainisch fu messo fuori dal comune. Non rinnovarono il contratto al direttore dell'Albergo delle Nazioni e il signore fu costretto ad andare via. E di conseguenza finì il teatro. Mancava un teatro, gira di qua, gira di là. Allora c'era anche l'Umanitaria, che aveva i suoi operatori in tutta la provincia, in Lucania, in Basilicata e cose, dove avevano questi uffici che facevano cultura. E noi abbiamo lavorato molto con questi, in Calabria. Thank you.
siamo andate nei posti dove il teatro, ci stavano dei palcoscenici, ma pieni di polvere. Ricordo una volta che eravamo tutti con il vestitino bello da mezzasera, c'era anche Maizzani con noi in quel periodo, tutte aggiustate cose, e abbiamo recitato in una sala, i vetri erano rotti, questo in Calabria, e non c'era palcoscenico. Allora ci stavano dei tavoli, abbiamo unito dei tavoli, morti di freddo, e abbiamo recitato là. Dopo di là, Eugenio trova questo posto. Questo, che non è come questo, perché questo è un deposito, senza manco un rubinetto. E allora, piano piano, con la buona volontà, finalmente avevamo una sede nostra, facendo il teatro. Allora Eugenio cambiò anche il nome e lo chiamò Piccolo Teatro di Bari. Naturalmente nessuno pagava, non ne avevamo pagati noi, chi pagava era sempre da Toma, perché bisognava pagare il fitto e cosa, e naturalmente chiedemmo un po' di aiuto, nel senso che avevamo per i sedili, no? Sapevamo che queste poltrone stavano, non così, erano rosse, del Piccini, stavano allo Stadio delle Vittorie, accatastate, perché loro avevano aggiustato i piccini, avevano tolto quelle poltrone, ne avevano messe delle altre, e ci proviamo a chiedere, tramite le conoscenze, qualche amico, chiedemmo, ci andatevela a prendere, ce le prendemmo, e prendemmo queste poltrone, che erano tutte rosse, un poco sgangherate, senza braccioli, senza niente, e abbiamo fatto questo. Allora, il fatto che, però i piccini stanno a Loggione, ci sono ancora le poltrone, pensavo, andiamo là, vediamo un po' se riusciamo a risolvere, perché qua i braccioli mancavano. Io e Mario da una parte, mio marito e un altro dall'altra parte. E cosa? Come si vede di là? Notammo dove stavano i braccioli. E di qua si vede bene, ah sì? E là? Sì, stiamo vedendo. Allora noi da sotto, col giravite, togliamo i braccioli. Poi naturalmente, finito quella parte, ci stavano anche gli altri, no? Ma qua non si vede molto bene, ma tu là si vede bene, no, là si vede bene. Allora cambiavamo sempre di posto, perché fin quando raccogliamo un bel po' di braccioli che ci servivano e che poi li abbiamo messi. E poi naturalmente abbiamo cominciato a fare teatro impegnato, corso di recitazione e teatro impegnato. Perché Eugenio nei testi non vedeva oltre il teatro la cosa, ma trovava anche il messaggio. E tutti i suoi spettacoli, c'è sempre una ribellione, c'è sempre qualcosa, qualcosa che non va. E lui l'ha messo nelle sue regie, nei suoi spettacoli. E i testi che ha fatto, Genè per esempio, In alto mare, i tre personaggi, il grosso, il medio e il piccolo, il grosso, il potere, il medio, diciamo la chiesa, vabbè, no, quello che sta a fianco al potere, il piccolo, il povero disgraziato, noi con la bombetta, tutte e tre vestite alla stessa maniera, tutti perfetti, eravamo tre individui della società. Su questa zattera c'è anche una cassa, questa cassa si solleva e viene fuori il tavolino apparecchiato. Perché tutto è predisposto, perché la società deve funzionare, quindi il piccolo deve soccombere, e si difende il piccolo, come si difende, e come, in tante maniere, però non c'è niente da fare, perché la società deve funzionare. Più chiaro di così, i dibattiti che abbiamo fatto sono stati una cosa meravigliosa. Veniva dalla provincia a vedere questi spettacoli, questi autori che Bari non conosceva, non conoscevano Arrabal. Noi l'abbiamo fatto, non conoscevano Genè, non conoscevano Brozek, non conoscevano Adamov, non conoscevano Majakovskij, lo spettacolo di Majakovskij. E che cos'è stato?
uno spettacolo bellissimo dove l'intelligenza si è sbizzarrita in una maniera incredibile, quello che ha fatto Eugenio in quello spettacolo, una regia incredibile, e come ci siamo divertiti, io naturalmente a fare i costumi, oltre a recitare, a fare i costumi, felicissima, che benedetto quel periodo che sono andata a imparare a cucire, perché è servito per chi ti ama. Signori! Siamo gente semplice, ci tre citati senza tante lusinghe. Non abbiamo tempo da perdere. Colleghi, siamo qui riuniti. Veniamo al sodo! Siamo qui riuniti per risolvere lo scottante problema dell'alimentazione. Colleghi, io come candidato non posso essere preso in considerazione. Io, moglie e figli, talvolta al tramonto del sole, stavo seduta in giardino e cullavo i bambini, mentre mia moglie ricamava finché c'era luce. Signori colleghi, ma riuscite a vederlo, questo tranquillo, pacifico quadretto? Non vi commuove? Tutto questo non ha a che vedere. Quando si tratta del bene collettivo, i sentimenti non contano. E magari... I bambini possono cularsi anche da soli. Meglio. Certo, certo. Possono andare ai giardini d'infanzia, non so, sulle giostre, sull'altalena. No. I bambini non costituiscono alcuna scusante. Ma colleghi, io quando ero ancora ragazzino facevo sogni ambiziosi. È ben vero che non ho raggiunto gli scopi che mi ero prefisso, ma sento che non è ancora troppo tardi. Si può ancora rimediare. Prometto che non mi lascerò più andare. Farò di tutto per migliorarmi. Sì. Mi ero impigrito. Ma sento che posso raggiungere qualunque cosa. Arricchirò le mie conoscenze. Migliorerò le mie aspettative. Farò di tutto per migliorarmi. Diventerò qualcuno. Voce. Diventerò qualcuno. Soggettivismo. Vogliamo mangiare. Aspetti, diciamolo insieme. Uno, due, ma... tre, vogliamo. Ma... signori. Ma... io vi giuro. Ma... prometto che... ma... signori. Ma... ma... poi abbiamo fatto tanto, di questo, di quest'altro e quest'altro, se non che poi nacque, Bari sentì l'esigenza di raccogliere le migliori forze pugliesi, di attori, e fare Bari Teatro, di fare una specie di compagnia stabile, con le forze migliori che stavano in Puglia. E naturalmente... regista Mirabella, organizzatore Eugenio D'Attoma, e nacque Bari Teatro, dove c'era Pani, ci stavano tutte persone che parlano di teatro, che fanno, operano in campo teatrale, ognuno a suo modo. Beh, che cosa è successo? Che abbiamo fatto il primo spettacolo di Ioppolo, I Carabinieri. Io ho avuto un successo personale veramente incredibile. Personaggio molto forte di questa contadina che teneva il cervello, perché i carabinieri le avevano detto che devi mandare i tuoi figli a fare il soldato perché lo vuole il re. Dopo di questo, non so che cosa successe a Bari, si preoccuparono, alcuni si sono preoccupati, stava nascendo una stabile, insomma, come nacque l'hanno fatto crollare. Questo è Bari. Nacque il dialettale. Fu in quel periodo che Mario Mancini, essendo attore piuttosto eclettico in dialetto e cosa, parlava dietro le quinte, faceva vedere la sua ambasciata come era allora, appena abbozzato, poi mano a mano se l'è sviluppata meglio e cosa, e incuriosì, sì, noi ridevamo, ci divertivamo, c'era Stucci,
Peppe Stucci, che doveva inaugurare il purgatorio. E allora, con Mirabella, disse, possiamo fare, ma inauguriamo, facciamo qualcosa di dialettale, la basciata di Mario, poi c'era anche la ninna nanna, qualche altra cosetta, la canzoncia mangialazzita e cose. E faceva, cioè, inauguriamo il purgatorio. E c'era Pino Caruso, l'attore Massimo, che veniva a inaugurare naturalmente questa nuova sede al purgatorio. Aggiustarono il purgatorio con salotti, bellissimo, quando andammo era cosa bellissima. E allora, quello Caruso, bravissimo, tanto di cappello, per la sua intelligenza, la sua bravura, anche per il testo che portò. Poi uscimmo noi. Che cosa successe? Un enorme successo. Il pubblico sentiva il suo dialetto. E cosa? E quello ci voleva tutte le sere là. Al che Eugenio disse, ma visto che ha tanto successo, perché non lo allarghiamo? Poi, con Mirabella, d'accordo, ecco, facciamo una specie di scaletta, la ninna nanna e l'alba, il mattino, allora i lavori, la donna che va a gettare, come si usava a Barivecchia, che si usa anche nei paesi ancora, a gettare il Monsignore, e cosa? Un venditore di pesce, quello che aggiusta l'ombrellaio, ombrellare, cosa? Battute, cose varie. Dove? Il mattino, i mestieri, la donna che fa il pane, così eri. Naturalmente Eugenio chiamò, chi non poteva chiamare, come non poteva chiamare, Mauro Giovanni, che lui ha fatto molto per il dialetto, l'ha scritto, così, faceva le scenette a Petruzzelli, e cose. E allora, Mauro Giovanni, ci vuole qualcosa un po' forte per Nietta, e portò Un figlio di Cristina, lo portò in lingua, non funzionava e doveva essere tutto dialetto, allora lui l'ha tradotto, perché è stato un insieme di idee. Io mettevo le cose di mia madre, Mario metteva le cose che sentiva in Barivecchia, che sapeva lui, quell'altro diceva l'altra cosa, Tabascio, che è una persona molto colta, Tabascio, e che alcune ricerche, alcune cose, la lauda, le cose, insomma. E venne nato lo spettacolo di Arcbache, che ha avuto un successo immenso. Cassetta delle musiche di una la zia di Mario che cantava delle storie, con quella cassetta lui ha costruito gli Archiot più completo, alcune scene mentre gli Archiot sono appena bozzate, che so, il Natale, c'è la poesia che è molto bella e suggestiva perché ricorda il Natale, invece là c'è un atto unico del Natale che è fortissimo, che finisce col miracolo, altre cose, i cantori in Barivecchia nel vicolo che vanno i cantastorie, allora andavano i cantastorie con le tele e raccontavano le storie d'amore, di dolore, di passione, e questo, i cantastorie, noi cantiamo la cantata di Cecilia, la storia di Cecilia, che è la storia della Tosca
in maniera popolare. Cecilia! La povera Cecilia! Non sa che cosa va a fare! Niente non è padrona della vita sua! Io ho marito suo, uova dice, vuoi vedere? C'è cosa? C'è dice! Io, quando poi Eugenio, negli anni successivi che abbiamo sempre fatto Yarkvashi, Yarkial, dove siamo andati dappertutto, Yarkial è stato anche in America, basta dire questo, e abbiamo fatto al castello, abbiamo aperto lo spazio e riuscì ad avere lo spazio. Noi la sera dentro al castello, che parcheggiava sopra, con la macchina, ci mettevamo la macchina di mio marito e ce ne andavamo a casa. La sera trovavamo per la strada una sedia in mezzo alla strada. Dovevamo per forza fermarci e spostare. Stava un gruppo seduto, la che stava bevendo. Allora Eugenio si alzò e andò a chiedere, a togliere la sedia. Ehi, signor regista, ehi, vieni a bere un bicchiere di birra con noi. Sbè, è tardi. Vieni tu, vieni, non si piglia a bere. Cammini. Allora noi, certo timore, andammo. Bravo, si fa una bella cosa. Complime, me viva la birra, è così. Si fa una bella cosa. La Marietta, ma credeci così è un fa? Come è? Per tutte le assente, che cazzo, non un cazzo, vedi? E me, non stavo presente, c'è di buono a mettere in mezzo, dai, sì, me. Sì, non ci pensavo nulla. Tu ancora, sta bene, vabbè, guarda, picco per sé. Ma bene, pulito, da grande, ma non si è tutto rotto, senza la capra, senza la braccia, non mai cito, non si ballesta, dai. Ma come mamma fa? Date, cito, la macchina. La dretta. C'è dretta e dretta, volita che è? Prima le mandarelle stona a chiedute. E poi, la vita per te dopo. La vita mette mezzo. La vita che in certe. E da Atan, Gesù bambino, amara Giacomo si su, uschiane. Quando è morto Eugenio? È inutile dire come mi sono sentita perduta. Avevo il teatro, bisogna continuare. Non voglio che mi devono vedere seduto su un divano a piangere. Devo lottare, devo andare avanti. Per fortuna ho trovato nel computer un testo di Eugenio, incompiuto. Allora ho chiamato Lino Di Turi. Lui è riuscito a fine, perché questo è un racconto che Eugenio ha trovato, di un fatto vero di questa donna che avvelena i figli per non farli morire di fame. Bisognava tradurlo in dialetto barese, tradurlo nel nostro linguaggio. E non era finito, stavano delle cose scritte, alcune pagine, alcuni momenti scritti proprio completamente. Allora, seguendo la linea, l'ha finito. Ed venne fuori lo spettacolo. Lo spettacolo è un grosso spettacolo. A parte tutto, io ci ho messo tutto il mio dolore, tutta la mia forza, perché mi sono vista in questo personaggio la disperazione che mi sentivo in quel momento con il teatro per attirare l'attenzione, perché questa per attirare l'attenzione ha tentato di avvelenare i figli per attirare l'attenzione pubblica. E in effetti vengono salvati i bambini, tranne uno che muore, il più piccolo, tranne uno. E io mi sono sentita in quel momento, in quel personaggio, io qua, con il teatro. E io che andavo, e dalla faccia calma di consorte. E io che andavo, la faccia sofferta della figlia, luce, l'allegria verso. Frangis, o che vuoi? E Giuseppe, e che è lei, che ti dà di un lungomare, gli è diventata un uomo. E Peluche, che dà la faccia di Giuseppe incalzata. Quando pensiero, presidente, quando pensiero, pensavo, una volta pregavo, tutte le sante con l'arma del purgatorio. Mamma, adoro c'è da che una preghiera. La speranza, ci tiene la speranza, ti viene di pregare.
ma pure la speranza se ne è vissuta. Io tenevo 5 figli, presidente, 5 figli, nessuno. E da appicca mi rimani pure senza casa. A dove mi facete in chiena a preghire dopo tutto quello che stava passando. Io pensavo. Ho rimesso gli archi alti, ho rimesso gli archvash, sempre poi facendo sempre la chamère, che è un altro classico, perché gli archvash, gli archi alti, la chamère, sono tre classici, c'è niente da fare. Questo. Ho ripreso gli archi, in alto mare, ho fatto altri spettacoli, ho fatto la a proposito di una signora, ho fatto intermittenze, ho fatto poesie, ho collaborato, ho fatto, questa è la cosa veramente eccezionale. Qualche anno fa Valenzano mi chiamò che voleva fare Nozze di Sangue e mi fa fare il ruolo della madre, il ruolo di Paola Borboni. Io tenevo, quando tenevo 17 anni, 18 anni allora, l'ho fatto 2-3 anni fa, l'abbiamo fatto al Cursal. Poi ho collaborato anche con il Bravozzo, cioè loro sono venuti qua, ho fatto anche l'importanza di chiamarsi Ernesto, un altro personaggio diverso, sono tutti diversi i personaggi, nessuno somiglia all'altro. Tanti spettacoli abbiamo fatto, il lavoro di Saponaro per esempio, Bianca Lancia, che allora eravamo sponsorizzati dalla regione, il TIR venivano perché la scena è immensa, con la musica, c'era Paolo Lepore, l'orchestra insieme, eravamo, abbiamo fatto di nuovo La Pulzella. C'era Eugenio allora, che è venuta molto bene all'aperto. Dappertutto l'abbiamo fatto. Ricordo degli episodi, una molfetta fu, di un poveretto, che dura 3 ore, insomma, poverino, portò la sedia a lui, insomma. A un certo momento non ce la faceva più, perché evidentemente, insomma, doveva andare a dormire, era troppo tardi. Si trascinò la sedia, arrivato al centro della scena, della strada, al centro della scena, vede a me e mi fa... Il Santo Giovanni. Dov'è il regno della pace? Dov'è il tempo del perdono? La notte mi sono svegliata con gli occhi sbarrati nel buio. Non c'è il mondo di chi. C'era un silenzio. Poi un urlo. Un gatto. Forse una bestia sbozzante. Ma poi ho capito. Ho ripensato a quel grido che veniva dalle viscere della terra. E che spavento di un essere umano. Sotto di noi, Bianca, ci sono i prigionieri politici, torturati per ordine di Federico. No, no, è orribile. Liberiamo il Bianca. Le guardie del castello hanno l'ordine da Federico di ubbidire solamente a te. Porti da loro gli aprire i cancelli. Si sleghino quei ceppi, si dia sollievo a quelle piaghe. Allora, aspettiamo che torni Federico. Appena lo vedo, gli ero chiedo io stesso. In nome del nostro amore. Ecco come sono cresciuta io, come mi sono fatta, perché sentendo le cose che mi davano qualcosa, allora approfondivo, ma tutte le altre cose che sentivo non mi interessavano, non mi importava. E queste mie esperienze, queste mie sensazioni, io le porto nei miei personaggi. Io i personaggi li vivo veramente. Li vivo. Attingo da alcune situazioni e li porto sul palcoscenico. Ecco perché sono credibile.